vorrei tempo, tempo per spiegare, tempo per cambiare, tempo che perderò. Sì, ma quale tempo? Tempo per capire, per recriminare, tempo che innamorò. Avessi ancora tempo di te, per stringerti la mano, solo per dirti andiamo. Avessi ancora tempo di te, e vorrei tempo, tempo per cantare, tempo da incantare, a cui ripenserò. Sì, ma quale tempo? Tempo da sprecare, tempo da afferrare, se mai ci riuscirò. Torna Amedeo Minghi con Anima Sbiadita, il nuovo singolo, ma che dà anche il titolo al nuovo album. Sono 11 pezzi inediti in cui Amedeo Minghi ci regala un nuovo realismo. Buongiorno Amedeo. Buongiorno, ben trovati. Ben trovato a te. Ci regali un nuovo modo di interpretare la vita e le emozioni? Insomma, ci provo, diciamo, sperando di riuscire. Beh, un regalo, non lo so, io racconto le cose che mi riguardano, quelle che stanno intorno, che sono le mie, insomma, la mia esperienza finisce come un po' sempre succede con gli artisti, no? Che mettono le proprie vite sempre dentro le cose che fanno. Anima Sbiadita, dal titolo anche all'album, è un singolo che apre un tour teatrale. Un teatrale che parte proprio da vicino a voi. Io parto il 14 dal Teatro Mancinelli di Orvieto, facciamo la data zero, quindi un allestimento, e poi facciamo questa prova generale con pubblico che si chiama in genere data zero. Era bella, mi sembra che io l'ho fatto già un'altra volta, mi pare, ho fatto questo teatro, che intanto è molto molto bello oltretutto. Il teatro Mancinelli è bellissimo. Sì, è molto bello, sì. Ma Orvieto è tutto bellissimo lì. Sì, è vero. È veramente stupendo, molto molto bella. È vero. Con chi è stato realizzato l'album? In che senso? Come musicisti? Sì, e anche con la collaborazione, leggevo, di Andrea Montemurro. Sì, beh, ha collaborato con me nella stesura di 3 testi su 11. E poi ci sono stati vari personaggi, vari coristi, vari musicisti che si sono succeduti, perché è un lavoro che è durato un bel po' di tempo, un anno intero per prepararlo, quindi ci sono stati varie collaborazioni, insomma. Però di fondo è un disco molto 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 personale, molto personalizzato, molto molto reale, vero, preciso. Tornando indietro nel tempo, 1950, di recente è stato certificato disco d'oro a più di 40 anni dalla pubblicazione. Sì, infatti. Beh, la cosa mi ha gratificato molto, perché insomma vuol dire che allora c'eravamo, insomma, eravamo un po' troppo avanti forse con quel brano. Ma non è soltanto il solo, anche altri brani, anche Vatte in Amore l'anno scorso ha collezionato l'ennesimo disco d'oro. Beh, quello è un brano che ne ha avuti tantissimi dischi di platino. E ancora, anche, mi sembra che anche quello l'anno scorso ha preso un disco d'oro. Quindi sono canzoni che restano nel tempo, per fortuna. Quello era il mio desiderio, in realtà. Vatte in Amore, tra l'altro, classificato al terzo posto a Sanremo. 1950, sempre presentato a Sanremo con un incredibile successo poi negli anni. Sì, dopo una esclusione dal festival, sì, infatti fu abbastanza clamoroso, anche se è accaduto molto spesso questa cosa. Il festival ha regalato tante volte cose di questo tipo qui. E meno male che nelle nuove edizioni non ci sono state le esclusioni, per non permettere brutte figure a chi organizzava. Ne hanno fatto già abbastanza. Esatto. Quelle che hanno fatto bastano e avanti. Questo nuovo lavoro che mi piace molto, sta dando soddisfazioni, è uscito l'8 ed è secondo in classifica, quindi sono molto molto così contento, perché è un album molto particolare, per cui che un album d'autore come questo abbia avuto un'accoglienza così, anche molta stampa, tutta molto molto bella, è molto gratificante. Non era
non era detto che sarebbe successo questa cosa, quindi sono sorpreso e contento al tempo stesso. 11 pezzi che parlano della quotidianità? No, parlano della condizione umana soprattutto, di questa, della difficoltà anche di affrontare questi tempi bui, difficili, tante guerre, tante diversità sociali, tanta incomunicabilità, nonostante si trascorra gran parte del tempo al cellulare, ma più stiamo al cellulare e più siamo soli, vero, no? Perché la gente, lo vedo anche quando vado, prendo l'aereo, il treno, le stazioni, tutti i chini sulle cose, non ci si guarda più, non ci si confronta più, c'è una sorta di grande incomunicabilità, a dispetto del fatto che sembri il contrario. Quindi, tornando a quello che ho detto all'inizio, è un album che lascia un po' la parte sognante di Amedeo Minghi per incontrare quella realistica? Beh, in qualche modo sì, non del tutto, però sicuramente è un disco più reale, non che gli altri non lo fossero, teniamoci. Però qui c'è una immediatezza guadagnata maggiore rispetto al passato, proprio perché ho voluto fare un disco molto molto personale, molto così che mi riguardasse proprio da vicino, dopo 8 anni dall'ultimo, quindi volevo fare un disco così sincero, schietto. Amedeo Minghi, musicista, autore, qual è la parte migliore? Quella di cantare le proprie canzoni o di regalarle a grandi artisti? Ma direi che la composizione è la parte che mi piace di più, quella che preferisco, che sarebbe la mia vera attitudine in realtà. Io ho sempre cantato perché non c'era un altro che lo facesse al posto mio. Ed però è un peccato. Sì, diciamo, invece la composizione è la cosa che mi attiene particolarmente, sono molto, infatti per quello che ho fatto e faccio colonne sonore, proprio perché mi piace esprimermi attraverso anche le immagini. Ricordiamo le colonne sonore, Fantaghirò per esempio, no? Beh, Fantaghirò, tutte le favole fatte con Mediaset, Desideria, ho fatto Edera, ho sceneggiato che ebbe un successo enorme, ho fatto Anita Garibaldi, Terra Nostra, insomma un po' di cose le ho combinate, ho fatto dei corti anche che sono divertenti perché si durano poco e bisogna essere sintetici. Un artista senza tempo, Amedeo Minghi, riconferma questo suo successo, questa sua vena artistica con Anima Sbiadita, nuovo album, nuovo progetto, nuovo tour teatrale. Amedeo, perché il tour teatrale e non per esempio gli stadi? Beh, non è musica da stadi questa, non l'ho concepita per quello, anche se li ho fatti. Io nel 92 sono stato il primo a portare l'orchestra, una grande orchestra, allo Stadio Olimpico di Roma, quindi insomma ce l'ho questa cosa, ho fatto grandi spazi, però questa musica che sto facendo è più per un pubblico raccolto, per il pubblico di un teatro dove si possono guardare da vicino, da più vicino le canzoni, cioè, c'è un rapporto molto più intenso, quello mi piace, lo preferisco in realtà. Quindi uno spettacolo più intimo, in sinergia anche con il pubblico. Bisogna portare uno spettacolo teatrale, non si porta uno spettacolo da piazza o da stadio, ovviamente, no? Sono cose, sì, cose diverse. Ecco, questo, e questa intimità che si crea fra me e il pubblico è quella che mi piace, che preferisco. Diciamo. Grazie Amedeo Minghi, noi naturalmente andremo a vederlo nella prima data zero di Orvieto al Teatro Mancinelli il 14 novembre e l'appuntamento quindi è per ascoltare le sue canzoni. Grazie Amedeo. Grazie a voi, grazie. Arrivederci. E vorrei tempo, tempo per spiegare, tempo per cambiare, tempo che perderò. Sì, ma quale tempo? Tempo per capire, per recriminare, tempo che innamorò. Avessi ancora tempo di te, per stringerti la mano, solo per dirti andiamo. Avessi ancora tempo di te, e vorrei tempo, tempo per cantare, tempo da incantare, a cui ripenserò. Sì, ma quale tempo? Tempo da sprecare,
tempo da afferrare, se mai ci riuscirò. Avessi ancora tempo di te per ingannare il fato, vivremo nel passato. Avessi ancora tempo di te, ti cercherò nella mente con l'anima sbiadita, la vita mia ferita. Non crederò mai più a niente, ma quanto l'ho cercato e quanto l'ho seguito. Non crederò mai più a niente. E vorrei tempo, tempo da inventare, come castelli in mare, fin dove arriverò. Sì, ma quale tempo? Tempo da ingannare, tempo di Natale, ne basta solo un po'. Avessi ancora tempo di te per strofinarmi piano e sussurrarti ti amo. Avessi ancora tempo di te, ti cercherò nella mente. Ho perso la partita al senso della vita. Non crederò mai più a niente, ma quanto ne ho inventato mentre l'ho smarrito. Non crederò mai più a niente. Ti cercherò nella mente con l'anima sbiadita, la vita mia ferita. Non crederò mai più a niente, a quanto l'ho cercato, quanto l'ho tradito. Avessi ancora tempo di te per ingannare il fato, vivremo nel passato. Ma dov'è il mio tempo? Quello che fa male, quello che fa capire e che non capirò. Non basterà il tempo, tempo da accettare per lasciarti andare.